Ben ritrovati ragazzi dal vostro Pentitus, siamo tornati nuovamente a parlare di Ubuntu e questa volta lo facciamo concentrandoci sulla rimozione di un pacchetto snap che a volte può essere un po' rognoso, tra virgolette, quello di Firefox, perché a volte capita spesso che voi volete cambiare il browser, volete eliminare Firefox e diventa una procedura un po' ostica, rognosa. Allora, per questo motivo abbiamo realizzato una guida che ora visualizzeremo insieme e approfitto anche per pubblicizzare del nostro nuovo sito che abbiamo realizzato, dove appunto passo passo vi spieghiamo come rimuovere Firefox Snap da Ubuntu e sostituirlo sostanzialmente con la versione dei repository ufficiali dei PPI di Ubuntu, quindi di Mozilla. Infatti, se andiamo un attimo a vedere in informazioni su Firefox, abbiamo Mozilla Firefox per Ubuntu, ma non è la versione Snap, è la versione Deb. Come poter rendere il tutto più automatizzato e semplice? Allora, innanzitutto dobbiamo partire dal disabilitare Firefox Snap da Ubuntu. Dopo aver fatto questo, possiamo procedere con la sua rimozione profonda attraverso Purge Firefox come comando e poi successivamente possiamo procedere. Ora non vi faccio vedere la procedura perché l'abbiamo già fatto noi, quindi sarebbe semplicemente un ripetere dei passaggi e delle operazioni. Poi successivamente dobbiamo andare ad installare questo pacchetto software che ci permetterà di andare ad importare i repository ufficiali, i PPI di Ubuntu. Poi successivamente aggiungiamo i PPI di Mozilla ed inoltre andiamo attraverso il comando echo ad abilitare in automatico l'aggiornamento tramite gestore pacchetti apt anziché il gestore pacchetti snappd. Fatto questo, aggiornate il sistema attraverso un apt-update e potete procedere con l'installazione di Firefox. Per poter verificare se il tutto è andato come previsto, date questo comando apt-cache policy Firefox in modo tale che voi vi potete rendere subito quel conto se abbiamo installato il pacchetto deb ed è lui, perché non vediamo pacchetti snap. Infatti vedete ve ne accorgete perché manca la dicitura snap, ma è la versione ufficiale. Candidato ugualmente rimanda a quella versione perché è già l'ultimo. Se fosse stato una versione precedente, ci sarebbe stato come candidato una successiva che avremmo visto, ma soprattutto che non avrebbe fatto parte dello Snap Store, quindi dell'ecosistema SnapD. Quindi fatto questo, quindi siete sicuri e garantiti che la vostra versione di Ubuntu è quella presa direttamente dai repository ufficiali di Mozilla, del team Mozilla. Tengo a precisare che comunque questa è una procedura che è un po' forzata, cioè nel senso, anche se andiamo a prendere i repository ufficiali di Mozilla stessa consiglia sempre di utilizzare il metodo più appropriato della vostra distribuzione. Quindi se Ubuntu utilizza Snap come metodo di aggiornamento, vi consiglio sempre di usare quel metodo. L'unica cosa è che se avete la necessità di voler installare il pacchetto ufficiale perché magari è più veloce, reattivo, scattante, a differenza invece dell'ecosistema Snap che rende il tutto un po' più pesante sul sistema, allora potete procedere con questa procedura. Tenevo a precisare questo aspetto. Bene, spero di esservi stato utile con quest'altro video dal vostro Pentitus. Ci vediamo sempre qui sul nostro canale. Ciao!